Eder. Mech. Pallister. Dopo ieri sera, dopo quel momento di schizofrenia forte che ha avuto, che non ti riconoscevo, Andrea, non ti riconoscevo, mi spingevi, ti ho strappato un giubbino per mantenerti, perché sennò tu avresti fatto non so che cosa. Una passante si è fermata e si è messa in mezzo. Ti amo e lo sai, ma onestamente a mente lucida ti dico adesso basta, è stata l'ennesima e onestamente io una vita così non la voglio. Se tu c'hai voglia di fare determinate cose, falle, ma no, non con me. Hai voglia di bere, bevi, ma non lo fare con me. Da oggi ti darò tutti i soldi che vuoi per gli occhiali, tutto quello che vuoi, ti do tutti i soldi che vuoi. Mi vengo a prendere le mie cose stasera, io per la mia strada, tu per la tua, perché tu una ragazza come me non la meriti. Maria Sestina Arcuri è stata vittima di un tragico omicidio nel febbraio 2019 a Ronciglione. Dopo un lungo processo, la Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna di Andrea Landolfi, ex pugile romano di 33 anni, a 22 anni di reclusione per l'omicidio della giovane fidanzata. Secondo i giudici, Landolfi ha deliberatamente ucciso Maria Sestina Arcuri, buttandola dalle scale, durante una discussione. La sentenza della Corte di Appello, che ribaltava quella del Tribunale di Viterbo, è stata quindi confermata. L'accusato dovrà scontare la sua pena in carcere. La notte del 3 febbraio 2019, Andrea Landolfi e Maria Sestina Arcuri, 26 anni, si trovavano a Ronciglione, per trascorrere il fine settimana, presso la nonna di lui. Durante una discussione, forse a causa della volontà di Maria Sestina di porre fine alla loro relazione, la ragazza è caduta dalle scale, e ha riportato lesioni fatali. È morta due giorni dopo, all'ospedale di Belcolle. Inizialmente, Landolfi era stato ritenuto innocente dalla Corte di Assise di Viterbo, che aveva accettato la versione dei fatti di un incidente domestico. Tuttavia, la Corte d'Appello di Roma, a cui erano state presentate le impugnazioni di tutte le parti, ha ribaltato completamente la sentenza, e ha condannato Landolfi a 22 anni di carcere. Secondo i giudici della Corte di Appello, Landolfi ha deliberatamente lanciato la fidanzata dalle scale, con l'intento di ucciderla, e non ha fatto nulla per cercare di salvarle la vita. Dopo un ultimo dibattimento, la Cassazione ha confermato la sentenza di colpevolezza per Landolfi il 9 novembre 2023. Durante l'udienza, le prove e le testimonianze raccolte durante il processo sono state riesaminate, e i giudici di terzo grado hanno stabilito che Landolfi è colpevole dell'omicidio della fidanzata. Gli avvocati della pubblica accusa, della difesa e della parte civile hanno concluso le loro argomentazioni e la sentenza finale è stata confermata. Landolfi dovrà scontare 22 anni di carcere per l'omicidio di Maria Sestina Arcuri. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.